non commento le scelte personali e i problemi degli altri partiti, è Grillo, che abbracciando il PD ha tradito la voglia di cambiamento di milioni di italiani. E io li incontro quotidianamente in Calabria e in Emilia-Romagna. Tantissimi elettori che hanno visto nei 5 Stelle una speranza di cambiamento, una volta che Grillo li ha portati a sinistra, li ha portati col PD, sono rimasti delusi e quindi sceglieranno l'unico cambiamento rimasto che è la Lega. Poi non commento le scelte personali e auguri. Non è successo niente in procura dopo l'incontro con Gratteri, se no, ogni volta no, sono. È mio dovere incontrare un sindaco, è mio dovere incontrare un procuratore come Nicola Gratteri. Poi da lunedì si lavora, quindi le polemiche da lunedì hanno spazio zero e si comincerà finalmente a lavorare. Qua di lavoro ce n'è da fare, sulla sanità, sul piano rifiuti, sulla valorizzazione delle spiagge, sulla difesa dell'agricoltura, dell'olio d'oliva. Quindi abbiamo già le idee chiare di che cosa la Lega si dovrà occupare e di alcuni temi, penso all'agricoltura, alla pesca, al turismo, alla sanità e alla disabilità porremo enorme attenzione. Le infrastrutture, ho appena finito un pranzo con le imprese, le infrastrutture sono ferme da troppi anni, quindi dalla statale 106 agli aeroporti ci sarà da fare. Domani la Commissione parlamentare antimafia presenta i cosiddetti impresentabili nelle liste di Calabria e di Emilia-Romagna. La Lega è tranquilla. Io assolutamente sì, e poi l'ultima parola fortunatamente spetta agli elettori. Quindi saranno i calabresi, gli emiliani e i romagnoli domenica a decidere a chi affidare il loro futuro, con l'orgoglio per me di essere per la prima volta nella storia presente alle regionali in Regione Calabria e conto che avremo un gran risultato. Però ripeto, io sono già proiettato con la testa da lunedì in avanti, dovremo mandare in giunta donne e uomini in gamba, oneste, competenti, libere, nuove. Ma per me uno spacciatore può essere milanese o finlandese, io la droga la combatto sempre e comunque e se una mamma che ha perso un figlio per overdose di droga mi denuncia lo spaccio a cielo aperto che rovina altri ragazzi, io faccio tutto quello che è possibile per dare voce a questa mamma, perché una mamma che ha perso il figlio merita sostegno e la lotta alla droga dovrebbe unire tutte le forze politiche. Poi è pieno di spacciatori anche italiani, io non vado a guardare la carta d'identità di uno che spaccia. Uno che spaccia deve andare in galera, punto. Ho detto prima, siccome la Lega è una squadra, nelle altre regioni che governiamo ci occupiamo di agricoltura, di pesca, di turismo, di sociale, di sanità, di disabilità. E quindi la Calabria ha bisogno di lavoro, di bellezza, di ricchezza, di potersi muovere, di poter viaggiare, di poter commerciare. Ecco, sicuramente il fatto che non ci fosse un assessore all'agricoltura e al turismo, una regione che dell'agricoltura e del turismo dovrebbe fare la sua miniera d'oro, è stata una scelta quantomeno sbagliata di chi ci ha preceduto.